Cari quadisti, ed eccoci, Crossodromo di Castellarano, il tempio del moto, del cross quad in Italia, diciamocelo, anche del motocross. Crossodromo che sta crescendo, vediamo grandi campioni internazionali che stanno diventando, e tra i quali includiamo sicuramente Andrea Cesari, lo vediamo. Sullo Zetti, adesso sul saltone. Si vede? Sì, si vede. Vedo una cippa io davanti al video. Quindi Andrea Cesari, Edgar, Zimmer, 911. E adesso vediamo il Dillon Zimmerman in testa al campionato internazionale, campione americano di corsa, ufficiale. E vola anche lui come un fringuellino. Un po' più rigido nei salti, vediamo sicuramente uno Zimmerman, per quanto probabilmente in Italia il pilota più forte sulle grosse sconnessioni, sulle ups, sulla sabbia, magari qualcosina in termini di conoscenza del crossodromo e proprio di gestione del mezzo del crossodromo. Vediamo Edgar, il cognome non riesco proprio a pronunciarlo, è al di sopra delle capacità della mia mente. Vedete come riesce a bilanciare in aria, spettacolare, bilancia col peso e riesce a non muovere il mezzo. Invece Cesari, altra tecnica di guida, bilanciando modifica anche l'angolazione rispetto alla forma del mezzo. Ecco Edgar 911 che arriva, signori, spettacolare il saltino dell'Edgar, vai, si è sparato, c'è che contiamo, vediamo quanti metri sono, Allora, che schia salta chi? E vi, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, e dieci, e undici, e due, guarda, rigido, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, l'Edgar si è sparato 21 metri di panettone a 3 metri d'altezza, è lo stesso... fanno Edgar e fanno Andrea Cesari. Adesso mi devo dare balle prima che mi atterrino in testa. Vediamo adesso su questo salto, vedrete proprio la differenza di gestione del mezzo tra Dillon e Cesari. Ecco Cesari che arriva e avete notato come Cesari riesca a modificare l'angolazione del suo mezzo in aria per atterrare esattamente parallelo al terreno e quindi diminuire al massimo l'impatto sfruttando la massima scorrevolezza del mezzo. Vediamo Dillon invece sulle ups avere una capacità di guida superiore, più rigido sui salti, lo vediamo, vedete che è più rigido nella gestione del mezzo, ma ci dà manciate di gas, forse una guida un attimino più di forza, forse quella di Dillon. E vediamo Edgar, fluidissimo, veramente fluidissimo. In alcune parentesi Edgar ci sembra, se avesse la casacca di Romain Coupry, potremmo pensare essere Romain Coupry. No, sui salti no, ma nella gestione delle curve lunghe veramente Edgar sembra guidare il mezzo come Romain. Dillon sulle ups è spettacolare. Andiamo a saltare. Certo Andrea ha una fluidità sui salti veramente superiore. Deve riuscire a mettere insieme la capacità di giocare sulle ups, cosa che comunque non sembra essere di nessun pilota italiano, forse le ups non sono ancora entrate nella guardia di Memo di tutti e due, Cesari e Dillon. Vediamo in questo salto proprio Marzano lì, bravissimo. Adesso vediamo Cesari sulle ups. Ok, adesso vediamo Dillon. Spettacolare,
sembra Cesare sui salti lunghi veramente. Sembra accompagnare il quad e guadagnare mezzo metro ogni salto, che signore a un certo livello no. Mezzo quad ogni volta che salti 80, avete dillo sulle UPS, guardatelo. Oh. E sulle ultime due UPS è come se non ci fossero, non sembra, ma ogni giro un metro e mezzo. Molto più agguerrita e grintosa la guida di Dillon, una fluida la guida di Edgard, insieme a KRZ, fluidissima sui salti la guida di Cesare, un po' contratta per quanto riguarda la gestione delle UPS. La signora è uno spettacolo vedere a Crossodono di Castellarano questi tre grandi campioni che si allenano, tutti e tre con i loro stili di guida, tutti e tre con mezzi completamente diversi, perché ricordiamo Edgar 911, Yamaha Team RZ, Yamaha col motore da cross, Dillon Zimmerman, Can-Am Motorworks DVT, Can-Am ufficiale, Andrea Cesari, KTM Farioli, quindi tre mezzi con delle caratteristiche completamente diverse e tre piloti con delle caratteristiche completamente diverse. Bellissimo vederli andare, si può imparare veramente tanto ed è un peccato vedere che insomma giovani piloti italiani qua a vedere, a imparare, ad assorbire l'esperienza di guida di grandi campioni come Zimmerman ed Edgar. Edgar ha solo 17 anni, Zimmerman stesso, però sono sicuramente grandi campioni. Come sempre ci sia solo Andrea Cesari, che attualmente visto i suoi risultati europeo è diventato a tutti gli effetti un antagonista di Edgar e di Zimmerman, no, perché non fa l'europeo. Vediamo spettacolare, lungo, fluido, non ha neanche escursioni di ammortizzatori. Ricordiamo che Andrea Cesari è un pilota sempre del team Extreme Tech ed è seguitissimo da Franco Frantone e dall'azienda Extreme Tech, che lo fornisce ogni volta delle migliori sospensioni, sempre adattate per ogni circuito. Questo è importante, cioè i piloti devono essere seguiti, il pilota può farsi delle regolazioni, alcune regolazioni, ma è ovvio che diciamo l'anima delle sospensioni debba essere rivista per ogni circuito se si voglia sfruttare il mezzo a questi livelli che sono veramente elevati. Signori, qui questi ragazzi qua entrano per 30 minuti, fin quando non fiscono la benzina non si fermano, da prima all'ultimo giro stanchezza zero, spettacolare veramente. Signori Dal Fero, che invece si è stancato solo passeggiando e raccontandovi le bubbolatine del più del meno, veramente gufiatù, solo a vederli mi vengono i crampi agli avambracci. Figuratevi voi, spettacolare Andrea, spettacolare ragazzi, una crescita di Cesari nella gestione del mezzo al limite, che guarda lì cosa ti combina, cioè proprio non vuol dire che uno diventa velocissimo, veloce lo devi già essere, ma a un certo punto è proprio quel guadagnare il mezzo decimo ogni salto, il riuscire a gestire il tuo mezzo per mettere le ruote giuste nella buca giusta, quelle differenze di 10 metri sul salto magari di 25 metri di lunghezza, che alla fine sul rettilineo ti danno quel secondo in più, perché ricordiamo che in una pista almeno guarda che compensazione che ha fatto nel salto, guarda che roba, cioè è in grado di spostare il mezzo metro avanti, mezzo metro indietro nel salto e quindi spostare le traiettorie migliori. Adesso ve lo facciamo arrivare a vedere dal basso e ci diciamo, guardalo col cazzo che mi metto sotto. Ma spero di aver dato un'idea di quanto questi ragazzi riescono ad andare. Signori Dal Vostro Fiero, sperando di avervi trasmesso cognizioni utili dalla splendida cornice del Crossodono di Castellarano, un saluto e a presto al prossimo video servizio con i grandi campioni a Crossodromo di Castellarano. Ciao ragazzuoli.